Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella seconda puntata di PlayStation 2. E non è Sotterranei naturalmente il nome della mappa, come vi ho già detto nella nel precedente video. Questo dovrebbe essere Nuclear Plant. Non ho idea nemmeno se si chiami soltanto Plant o se si chiami proprio Nuclear Plant come la versione originale. Alcune mappe hanno cambiato il nome. Comunque è una mappa naturalmente molto simile a quella che avete già visto. Ci soffermeremo naturalmente se ci saranno delle particolari modifiche fatte in questa versione, come ad esempio questa. Se ricordate, qui c'era un muro alto e c'era poggiato sopra un oggetto che era, credo, un'armatura, mentre invece adesso all'interno c'è un chain gunner e dentro c'è un'armatura. Se vi state chiedendo quali erano i controlli di PlayStation Doom, se non sbaglio, con i tasti dorsali del controller era possibile fare lo strafe a sinistra e lo strafe a destra, mentre invece con i tasti direzionali si andava avanti, indietro, si girava a sinistra e si girava a destra. Era un casino. La stessa cosa avveniva nella versione PlayStation di Quake 2, e sinceramente quella mi era sempre piaciuta, quel gioco, ma purtroppo a causa dei controlli era un pochino fastidioso. Un'altra cosa curiosa è che questo gioco credo fosse compatibile con il PlayStation Mouse, per rendervi il modo più semplice di poter guardare attorno a voi. Questo naturalmente è il segreto che ci permetterà di uscire fuori, se ricordate bene. Ok. Chiave rossa. Ovviamente sarà tutto un enorme déjà vu per coloro che hanno già seguito il canale, ma vi assicuro che nelle mappe inizieranno a cambiare molto in fretta. E soprattutto molte mappe in questa versione sono state tagliate, e questo mi dispiace molto, e sono state tenute, come ho già detto prima nel precedente video, le mappe più belle. Per una parte è meglio, per una parte è decisamente meglio, perché sono state tenute quelle più belle. Ovviamente la Soul Sphere la raccoglieremo dopo, eh. Ovviamente, come potete sentire, oh, questo è un nuovo nemico, il Nightmare. No, questo è lo Spectre normale. Esiste un nuovo nemico in questa versione chiamato il Nightmare Spectre. In pratica è simile allo Spectre, così è quasi invisibile, però è completamente nero e prende più colpi. L'Erchvile, il nemico che odiamo tutti, in questa versione non esiste. Esattamente. È una versione molto più semplice da quel punto di vista, perché il respawn dei nemici non c'è, semplicemente. E guardate che colori saturi per potervi confondere ancora di più. Qui c'è il famoso zaino. Naturalmente la esploreremo quanto più possibile le mappe. Voglio prendermela comoda, perché è un nuovo viaggio che sto veramente facendo con voi, anche se in luoghi che abbiamo già visto. Ma come potete vedere, i colori cambiano, l'atmosfera cambia, e soprattutto questa versione merita di essere trattata completamente, così come un'altra versione che devo capire come portarvi in futuro, che è Doom 64. E quella... ah, questo è il segreto naturalmente che porta alla motosega, dovete sparare a questo muro. Quella dovrò cercare il modo più semplice per portarvela. E quella non l'ho mai giocata soprattutto, quindi sarà un viaggio completamente in blind run. Spero vi piaccia questa nuova serie. Ok. Una motosega, trova un po' di carne. Peccato che la motosega qui, sebbene faccia un pochino più di danni rispetto alla versione PC,
è un pochino più difficile da usare, perché dovete essere veramente vicini al nemico per poter attivare il suo danno. Scendiamo di qua, raccogliamo i colpi e torniamo su. Come potete vedere, la mappa è rimasta invariata salvo per i cambi di texture. E che c'è da dire più? Veramente, se incontrerò qualcosa di diverso ve lo farò subito notifica. Ovviamente questa era l'area dove c'erano tutti quei shotgunner. No, tutti quei imp. Questa è l'area dove c'era l'ascensore, che se scendevate venivate attaccati qui. E ci stiamo già dirigendo alla fine della mappa, ma non vi preoccupate, mi ricordo che c'è quella famosa Soul Sphere che dobbiamo raccogliere. Spero vi stia piacendo questa serie. Io sono veramente, veramente contento di iniziarla, perché comunque ha fatto parte della mia infanzia PlayStation Doom, perché nonostante abbia giocato il Doom originale, mi ricordavo che c'era questa versione, e quando avevo sui 12-13 anni ho giocato anche a questa, ovviamente. E ho giocato sì, sia il disco su Ultimate Doom e Doom 2, sia su Final Doom. Una cosa molto curiosa che adesso mi è venuta in mente, e che magari ho già detto anche in quello special di Halloween di tempo fa, è che in PlayStation Doom non esistevano i salvataggi. Esattamente, non esisteva il salvataggio, ed esisteva un sistema di password che vi davano ad ogni fine livello per ritornare al punto dove eravate. Molto fastidioso, erano tipo sui 11 caratteri. I 0 si mischiavano con le O e via discorrendo, ma vabbè. Era una cosa assurda, perché comunque, se ricordate bene, la PlayStation 1 aveva le memory card. Allora, qui, se ricordate, c'era quell'ascensore che vi portava in basso verso la leva, ma invece adesso la leva è stata riportata in su. Francamente, non c'è molta differenza, quindi. E abbiamo finito anche Nuclear Plant. Ci vediamo alla prossima, ragazzi.